Grande successo per la serata delle Fonti Awards, tenutasi lo scorso giovedì 7 novembre a Palazzo Mezzanotte. La serata è stata introdotta da una serie di interviste one-to-one moderate dalla giornalista Deborah Rosciani. La cerimonia delle Fonti Awards si è concentrata sul mondo legale ed impresa, con un particolare focus sul settore HR. Eccellenza dell'anno, innovazione, leadership, soluzioni IoT e localizzazione. Ritira il premio People Trust. Dell'avanguardia tecnologica un'opportunità per migliorare e semplificare la vita delle persone, puntando su integrità, qualità, sicurezza e affidabilità. Per la leadership acquistata nel mercato della progettazione e della produzione di dispositivi per la localizzazione grazie a innovazione e flessibilità. Congratulazioni. Congratulazioni. Ecco, io vorrei che ci parlasse un po' della sua realtà, giusto due parole. Noi siamo una realtà che... Prego, prego, qui al centro così... Progetta e realizza dispositivi di localizzazione made in Italy. Realizziamo tutto noi in Italia, siamo a Roma, e realizziamo dall'elettronica al design fino alle piattaforme IoT e alle app per smartphone. Ecco, la ringrazio, siete insomma un'eccellenza, questa sera poi siete stati premiati proprio perché... Grazie a tutti, buona serata. Grazie a lei. Grazie, complimenti ancora. Complimenti. Dottor Baldassini, la società People Trust si è aggiudicata il premio Eccellenza dell'anno Innovazione Leadership, Soluzioni IoT e Localizzazione ai Le Fonti Awards 2019. Come commenta questa vittoria? Grazie, questo riconoscimento mi inorgoglisce e allo stesso tempo mi motiva a continuare su un percorso che dura da 11 anni, da quando ho fondato la People Trust. Questo percorso è stato pieno di sfide tecnologiche, organizzative e di investimenti, e l'azienda nel corso degli anni ha fatto molti progetti di ricerca e sviluppo ed è stata molto impegnata nella ricerca industriale e soprattutto nello sviluppo sperimentale. L'investimento tuttavia che credo più importante nell'ambito della mia azienda è quello con cui ho realizzato il mio team di persone che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante successo. Desidero ringraziare tutti loro e condividere con loro questo importante riconoscimento. La People Trust è un'azienda che è nata nel 2008 ed è un'azienda che si è sempre contraddistinta nell'ambito dell'innovazione, ha realizzato dei brevetti e realizza costantemente dei prodotti e dei servizi che sono all'avanguardia nel settore della tecnologia. Voglio ringraziare anche i nostri clienti e gli utilizzatori finali dei nostri prodotti, poiché è grazie a loro che tutti i giorni siamo stimolati a fare sempre meglio e a trovare sempre delle soluzioni innovative per consentire alle persone di avere una vita più semplice e di interagire meglio con il mondo dei servizi. Ecco, lei prima parlava proprio di innovazione. Cos'è quindi l'innovazione per People Trust e che impatto ha sulla gestione dei vostri progetti? Dunque, People Trust è un'azienda che innova nell'ambito dei servizi e dei prodotti, cioè noi siamo un'azienda di prodotto e di servizi. Non facciamo innovazione tecnologica, ma innoviamo in prodotto-servizio. Cosa significa questo? Significa che quando riteniamo che un'idea, una soluzione o un prodotto fisico va a indirizzare delle esigenze di un segmento di mercato, ci crediamo e decidiamo di realizzare un prototipo che realizza quel prodotto o quel servizio. Una volta realizzato, il prototipo entra nei nostri laboratori e comincia ad essere sperimentato internamente dal team. Il prototipo che esce dalla fase di sperimentazione viene presentato ai clienti. A noi non piace presentarci al cliente con le slide, ma ci piace presentare soluzioni, prodotti che sono degli embrioni o che sono dei semilavorati pronti per essere commercializzati.
In molti casi questi prototipi diventano dei prodotti che vanno in commercializzazione con grandi clienti dopo una fase di ingegnerizzazione oppure produzione su scala industriale. Ad esempio nel 2014 abbiamo realizzato il nostro servizio di localizzazione. Questo servizio di localizzazione è stato realizzato mediante un dispositivo elettronico, una piattaforma IoT e delle app per smartphone Android e iOS. E nel 2015 questa soluzione è stata adottata da TIM per il lancio del servizio TIMTAG di localizzazione. Oggi la stessa soluzione è utilizzata da molti altri clienti, molte compagnie assicurative, e conta la nostra piattaforma più di 60.000 dispositivi IoT che sono configurati e vengono utilizzati sulla piattaforma. Ecco, a fronte di tutti questi progetti di cui mi ha parlato, qual è il valore aggiunto che siete in grado di offrire e quali sono i vostri progetti futuri? Dunque, PeopleTrust, oltre che essere attiva sul settore della localizzazione, dove ha prodotti che coprono delle esigenze che vanno dall'animale domestico all'automobile, la bicicletta, il pallet, il container e anche le persone. In particolare per le persone è con soddisfazione che posso dire che grazie ai nostri prodotti abbiamo salvato diverse persone che soffrono di demenza senile, perché i loro familiari sono stati in grado di rintracciarli durante il vagabondaggio grazie diciamo, al tracciamento della posizione sul telefono. E, diciamo, su questo tipo di segmento offriamo servizi e prodotti made in Italy, nel senso che a differenza di molti competitor noi facciamo tutto, dal dispositivo hardware al contenitore che lo include fino alla piattaforma IoT e alle app. Molti competitor invece acquistano il prodotto fisico da una terza parte e realizzano soltanto l'infrastruttura informatica. Poi siamo invece particolarmente attivi nel settore della telemetria, dove abbiamo delle soluzioni che permettono di misurare il consumo di corrente elettrica degli elettrodomestici in ambito domestico oppure di macchinari in ambito industriale. La sfida in questo settore è quella di riuscire a disaggregare il consumo per elettrodomestico, cioè riuscire a capire quanto consuma nella nostra casa una lavastoviglie rispetto alla lavatrice. E le nostre soluzioni consentono di scoprire immediatamente in tempo reale quando si accende una lavatrice e la riconosciamo rispetto a quando si accende una lavastoviglie. E questo in ambito domestico, diciamo, apre a degli scenari di risparmio energetico, perché se ci si accorge che un elettrodomestico non è di classe A, si può cambiarlo per riuscire ad ottimizzare i propri consumi. Riusciamo anche a fare delle soluzioni di telecontrollo, ovvero riusciamo ad accendere o spegnere degli elettrodomestici o dei macchinari industriali a distanza sulla base di determinate logiche che sulla piattaforma vengono stabilite e di algoritmi di machine learning. Un altro settore dove siamo attivi è quello del telesoccorso. Telesoccorso in ambito professionale, cioè realizziamo delle soluzioni che consentono a un lavoratore che lavora in notturna oppure che lavora in condizioni di isolamento di lanciare degli allarmi nel caso in cui o è aggredito oppure ha un malore, e anche lì abbiamo sviluppato degli algoritmi di machine learning per far sì che nel caso in cui il lavoratore non è in grado di dare l'allarme perché ha avuto un malore importante, il nostro dispositivo è in grado di rilevare questo malore e di segnalarlo ad una centrale operativa. Stiamo in questo momento invece lavorando su tutto quello che è la sensoristica dei parametri dei trasporti, principalmente quindi temperatura, umidità, accelerazioni, urti e così via, e siamo in grado di realizzare delle soluzioni, ne abbiamo già alcune in laboratorio, che vanno a raccogliere queste informazioni per trasmetterle in tempo reale alla piattaforma IoT e quindi dare la possibilità ad un operatore logistico di capire che cosa sta avvenendo durante il percorso, di capire dove c'è una criticità durante la spedizione di un particolare oggetto deperibile. Per quanto riguarda il mondo della localizzazione, invece stiamo in questo momento potenziando la parte tecnologica di comunicazione di questi apparecchi, facendo in modo di passare dalle tecnologie di seconda generazione, il GSM che tutti noi conosciamo, a quelle di quarta generazione, ovvero l'LTE, che consente effettivamente di avere delle localizzazioni più accurate e delle velocità di trasmissione dati più importanti.